mi hai lasciato senza parole, come una primavera. Questo è un raggio di luce, un pensiero che si riempie di te. Nell'attimo in cui il sole diventa dorato, il cuore si fa leggero, come l'aria prima che il tempo ci porti via. Verona Report questa sera si trova qui a Bardolino in compagnia del duo acustico Le Soulful Ladies, formato da Giada Ferrarina alla chitarra e Carolina Della Villa Silva alla voce. Buonasera, ciao a tutte e due. Una bionda e una mora, come le veline. Bene, cominciamo con la nostra intervista, facciamo qualche domanda a Carolina. E volevo chiederti come è nato questo progetto, come è nato il vostro duo e da quanto tempo suonate insieme? Allora, questo è un progetto che è in attivo da circa un anno e mezzo ormai, diciamo, ed è nato per caso, come quasi la maggior parte delle cose, è nato per caso. Io e Giada frequentavamo la stessa scuola di musica, una sera abbiamo dovuto fare un pezzo insieme, un pezzo in acustico, chitarra, voce, e diciamo che è stata quella l'occasione in cui ci siamo conosciute. E poi ci siamo un po' perse di vista per un paio d'anni, ci siamo rincontrate per caso in un locale e, non lo so, parlando tra una cosa e l'altra, abbiamo visto che ad entrambe sarebbe piaciuto avere un progetto acustico, diciamo così, un qualcosa di semplice, di raffinato, che facesse sì che si potesse esprimere, insomma, un qualcosa in una maniera particolare. E abbiamo deciso appunto di mettere insieme questo repertorio, che è un repertorio molto vasto, e di iniziare ad avere questo progetto insieme. Quindi è quanto tempo che adesso suonate, perché so che suonate per la provincia di Verona, in vari locali, tu non sei di Verona, quindi anche fuori dalla provincia di Verona, da più o meno quanto tempo? È un anno e mezzo che suoniamo insieme. Ok, invece Giada, raccontaci un po' che tipo di spettacolo proponete al pubblico, che genere musicale fate? Beh, allora siamo un duo acustico, quindi prendiamo qualsiasi tipo di pezzo più o meno e lo riarrangiamo un po' al nostro modo, molto a nostro modo. E il genere è principalmente musica soul pop, in inglese, quindi musica internazionale. Stiamo anche lavorando comunque su pezzi nostri originali. È molto difficile comunque riuscire a portare avanti l'attività di inediti, perché abbiamo un'intensa attività live e comunque entrambe studiamo, io al conservatorio e Carolina anche lei al conservatorio più o meno, e quindi insomma tutti questi impegni ci portano via molto tempo, però riusciamo in qualche modo ad esprimerci attraverso le cover. So anche, sono andata un po' a sbirciare nei vari social network, che non avete suonato solamente in Italia, ma quest'estate... Quest'estate abbiamo avuto la pazzia, diciamo, di prendere i nostri zaini, le nostre chitarre, i nostri strumenti e trasferirci un po' in giro per l'Europa. Abbiamo fatto un piccolo tour di 10 giorni in varie città europee, tra cui Monaco, Praga e Zurigo. E a Zurigo abbiamo avuto la fortuna di conoscere delle persone che ci hanno poi ricontattato e siamo tornate. Adesso dovrebbe essere più o meno la seconda o terza volta che torneremo, sì, prossimamente a luglio torneremo su per la terza volta, e insomma è una bellissima esperienza. E suonare all'estero è totalmente diverso da qui, anche se comunque è bello suonare anche qui in Italia, perché c'è un'attenzione diversa. Seems like everybody's got a price. I want a house, sleep at night. When the city comes first and the truth comes second, to stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Allora Carolina, per riallacciarci al discorso che prima ci ha detto Giada, avete qualche progetto per il futuro? Mi pare di aver capito.
Sì, allora diciamo che noi siamo partite con l'intenzione di fare cover, solo che ovviamente, come succede alla maggior parte dei musicisti che hanno, diciamo, una vena creativa, un qualcosa, e siamo passate, diciamo così, all'idea di iniziare a scrivere dei brani propri, quindi di uscire con dei brani inediti che per ora sono in cantiere, perché sia io che Giada scriviamo. Abbiamo due modi di scrittura diversi, due tipi di scrittura diversi, e stiamo cercando di mettere insieme le cose per vedere cosa succede, cosa esce. Quindi diciamo che l'intenzione è quella di uscire prossimamente con della musica propria. Poi insomma vediamo cosa succederà. Beh, in bocca al lupo, è comunque un'esperienza bellissima che va affrontata e fatta, anche perché secondo me è bello unire in un live musicale sia cover comunque riarrangiate da voi come duo acustico che pezzi propri inediti. Your money, money, money. We just wanna make two oxes. Forget about the price. Bene, allora noi sappiamo che invece possiamo seguirvi attraverso i social network e attraverso un sito, se volete dirlo, così dopo tutti andiamo a cliccare like, seguire i siti e seguire i vari eventi. In realtà noi utilizziamo praticamente solo Facebook, quindi se volete cercarci, il nostro sito internet, la nostra pagina Facebook è Soulful Ladies, Soulful con una L sola, Ladies, e ci trovate lì. Io sono andata a spiare la loro pagina di Facebook, ho messo like e devo dire che ci sono un sacco di video dei loro live in acustico, sia in duo che in trio, perché ricordiamo che c'è un'altra artista con loro, Sara Alessandrini, batterista, che li accompagna talvolta. E moltissime foto, è una pagina molto accurata dove potete appunto rimanere sintonizzati per vedere le loro prossime performance. Noi di Verona Report e le Soulful Ladies vi salutiamo qui da Bardolino e facciamo a loro un grandissimo in bocca al lupo per il loro futuro. Ciao!